Ho scritto molti libri sugli angeli buoni. Per il principio di equilibrio non potevo non scrivere anche altri testi sugli angeli cattivi, che sono i diavoli, e su quelli che combattono in modo particolare gli angeli cattivi, che sono gli esorcisti. Ecco, se voi cliccate il mio nome su internet, Don Marcello Stanzione, su Google esce Don Marcello Stanzione esorcista, ma io assolutamente non sono esorcista. Nessun vescovo della mia diocesi di Salerno mi ha mai nominato esorcista, né io lo voglio fare sinceramente, perché ho altri carismi, perché ho un'altra missione, quella di diffondere attraverso i libri, attraverso le catechesi, attraverso le predicazioni, attraverso i video, ecco, la conoscenza del mondo angelico. Allora, ho fatto tanti testi, ecco, sopra i diavoli e gli esorcisti, senza essere un esorcista di nomina episcopale. Ecco, Google l'ha sbagliato, perché dice Don Marcello Stanzione esorcista, perché appunto tanti titoli dei miei libri sono Amort esorcista, oppure Don Leone Maria Oioria esorcista, e quindi questo è il motivo per cui si dà questa falsa informazione. Ripeto, io non sono esorcista, come tutti i sacerdoti, tra virgolette, normali. Faccio preghiere di liberazione, faccio benedizioni, ma questo tutti i preti che lo vogliono fare lo possono fare. L'esorcista è un altro campo. Allora, innanzitutto, presentiamo qualche testo. Questo, l'esorcista Candido Amantini, famoso esorcista passionista della Scala Santa, la casa editrice è Il Segno di Udine. Poi ho fatto uno studio su diversi esorcisti, con la casa editrice Sugargo, Storie di preti in lotta contro il maligno. È un testo dove io analizzo figure di esorcisti del sud Italia, della Sicilia, del centro e del nord Italia. Ho fatto questa intervista a padre Beppino Co, che è stato un grande carismatico. Per un certo periodo anche lui ha avuto il ministero dal suo vescovo di esorcista nella sua diocesi. Poi, l'esorcista quasi centenario, adesso grazie a Dio ancora vivo, ha superato oltre 100 anni, è padre Francesco Cavallo, un padre saveriano di Salerno. Ho scritto un po' la sua biografia e anche le interviste che gli ho fatto, perché io parto dall'idea che questi esorcisti hanno un grande patrimonio di esperienze e di conoscenze, per cui io cerco di intervistarli. Questo patrimonio non va smarrito, non va perso. Come anche La Segno mi ha stampato In lotta contro Satana, un libro interessante, la casa editrice Sugargo di Milano, I Santi e il Demonio. Questo testo è stato tradotto in polacco. E poi dei libri utili per i sacerdoti: La liberazione dei luoghi infestati dagli spiriti maligni, forse uno dei rarissimi libri che parla come liberare le case stregate, le case dove ci sono degli spiriti cattivi. Sempre casa editrice Il Segno di Udine, poi Il Diavolo, la tentazione e il peccato, casa editrice Segno, In lotta contro il maligno, gli spiriti tenebrosi in noi, casa editrice Segno, Conosci il tuo nemico, Satana nell'azione degli spiriti maligni oggi. Ecco, diversi di questi libri li ho fatti con diversi autori. Questo, per esempio, Enrica Perucchietti, che è una famosissima giornalista, e Loredana Otranto, che è una psicologa. La casa editrice è Fede e Cultura di Verona. E poi, recentemente, uno degli ultimi libri, Inchieste sul diavolo, inchieste che ho fatto sia ad esorcisti, ma anche a persone laiche, a persone carismatiche, tipo Pino Sciarrino, oppure la collaboratrice Angela di Padre Amort. E poi sempre il catechismo, un piccolo catechismo edito dalla Gribaudi, 100 domande sui diavoli, ancora con la casa editrice Bergamasca, edizioni Villa di Seriane, come difendersi dal maligno. E poi ancora la casa editrice Fede e Cultura, I diavoli, guida essenziale. Sono tutti testi di demonologia che io ho scritto, perché appunto sul demonio si ha paura di scrivere, ma io ho fatto decine e decine di libri sul demonio, non mi è mai successo niente di grave, perché qualcuno ha paura e dice: se scrivo un libro sul demonio si vendica. Sì, ma se tu preghi o hai persone brave, io tengo mia mamma che prega tanto per me, se
c'ho anche tante suore di clausura che pregano per me. Insomma, il diavolo non ti può far male, sei tu, se non vivi bene, che ti fai male da te stesso, ma certamente il diavolo è un cane bastonato. E poi, insieme a un esorcista sardo, ho fatto "Che diavolo sei?", un esorcista che non sono io e un demonologo che sarei io a confronto, sempre casa editrice su Gargo di Milano. Per tanti anni sono stato in Sardegna, quindi ho fatto uno studio su credenze e superstizioni in Sardegna e anche ho cercato di capire il mondo degli angeli e degli spiriti maligni in Sardegna. Questi due libri sono editi dalla casa editrice Nema Press di Alghero e hanno avuto un buon successo, ecco, sono almeno in Sardegna hanno avuto una buona diffusione, quindi per chi è interessato anche all'antropologia, al folklore della Sardegna, sono due ottimi testi. E poi questo qui, "Il diavolo ha paura di me", Don Gabriele Amort, questo di tutti i testi di demonologia è uno dei testi migliori, uno dei testi più importanti, perché è stato addirittura tradotto negli Stati Uniti, oltre che in Polonia. È molto difficile che un autore italiano venga tradotto in inglese negli Stati Uniti. Come dire, il diavolo ha fatto sì che questo testo fosse tradotto anche negli Stati Uniti. E poi un altro esorcista meno famoso, ma non meno bravo, di Don Gabriele Amort, che ho conosciuto personalmente i primi anni che ero un giovane prete, Don Leone Mario Iorio, un esorcista del Mezzogiorno d'Italia, era parroco di Andretta e io i primi anni che ero prete ho avuto molto contatto con lui, proprio per fare preghiere di liberazione, eccetera, eccetera. Sempre con un esorcista sardo, c'è La moda dell'occulto, casa editrice Tau di Assisi, con la casa editrice Gribaudi, c'è questo "Il satanismo e l'occultismo", e poi "L'universo demoniaco", questo testo adesso sarà tradotto anche in polacco, della casa editrice milanese Sugargo. E sempre sull'occultismo ho fatto diversi testi, il primo con la Gribaudi, "Il satanismo e l'occultismo, fenomeni inquietanti della postmodernità", e poi con la casa editrice Il segno dei Gabrielli Editori, "L'occultismo, una sfida per il cristiano". Tra i libri più belli c'è stato questo testo di questa mistica francese che viene chiamato un po' il Padre Pio della Francia, madre de Malestro, che ha avuto delle lotte terribili contro il maligno, e infine un testo particolare che ho fatto con la famosissima scrittrice Enrica Perucchietti sulle anime vaganti. Ecco, io ho presentato un'ipotesi teologica che diversi esorcisti condividono, anche se tanti esorcisti non credono che ci siano le anime vaganti. È un'ipotesi che io ho presentato. Questo è un libro molto importante, è l'unico libro in Italia che parla in italiano delle anime vaganti. Quindi l'argomento del diavolo non è un argomento piacevole, perché io preferisco parlare di Michele, Gabriele, Raffaele, dell'angelo custode, insomma degli angeli buoni, però ognuno di noi deve combattere il male, deve combattere il maligno, quindi bisogna anche conoscerlo. Quindi questi testi sono edificazione del popolo di Dio, perché appunto la nostra battaglia, come dice San Paolo, è contro gli spiriti tenebrosi dell'aria.